Ma lo sapevate che il Titanic è stato girato in un set di gomma? Ebbene sì, la pellicola targata James Cameron del 1997 che ripercorre il viaggio del transatlantico britannico che finì con un naufragio, nasconde in realtà moltissime chicche a livello registico ed oggi ve ne andrò un po' a parlare. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Sembrerebbe assurdo vedere delle persone che si schiantano da una parte all'altra in un film o che muoiono in una maniera molto brutale. In Titanic, però, questo problema è stato risolto. Il nostro James Cameron, per evitare di avere feriti o morti sulla coscienza, ha praticamente riempito il set di pezzi di gomma. Esatto, pezzi della nave veramente in gomma. Così facendo, quando la nave era in una posizione inclinata, i nostri attori indossavano dei giubbotti con delle rotelle in maniera tale che scivolavano in una maniera molto più sdrucciolevole, tra virgolette, e andavano a picchiare in dei pezzi di gomma che ritraevano delle parti della nave. Ma nonostante questo, non tutte le scene sono state girate in questo modo, se no sarebbe stato assurdo e sicuramente ci sarebbe stato qualche ferito. In verità, in gran parte delle scene è stata usata anche la motion capture, che ha aiutato moltissimo nel riuscimento di scene in cui si voleva palesare molto la persona che va addosso a quell'oggetto o insomma che cadeva in mare. Ad ogni caso, il risultato ottenuto è qualcosa di molto stupefacente, perché il film Titanic ritrae in un modo ultra realistico ciò che è avvenuto nell'aprile del 1912, ovvero il traumatico naufragio che portò alla morte di moltissime persone, moltissime, e altre sopravvissute continuano a vivere con quel trauma. Quindi niente da ridire su questo film diretto da James Cameron, che è un grandissimo regista che, partito da lì, ci ha regalato anche un grandissimo Avatar negli anni recenti. E che quindi sta continuando a fare un ottimo lavoro a livello cinematografico. Per non parlare di questo set, che chi l'avrebbe mai detto, chi l'avrebbe mai detto che avrebbe introdotto proprio parti di gomma sulla nave? E niente, ragazzi, che dire. Io spero che questa chicca vi sia risultata molto interessante e che vi sia piaciuta. In ogni caso, iniziate anche a seguirci su Facebook e Instagram, perché tutti i giorni mettiamo chicche del genere a tema di film e serie TV. Ricordatevi anche di iscrivervi su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto, e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!